Questo è Automobilismo, il programma dedicato a tutti gli appassionati delle quattro ruote. Grazie ai 265 cavalli del suo turbo diesel e la trazione integrale, l'elegante e confortevole CLS si difende bene anche in pista. Un piacere che sfiora il lusso per questa Mercedes e i prezzi partono da 74.000 euro. Passione e razionalità. Potrebbe essere sintetizzato con questi due termini il DNA della nuova Mercedes CLS 350 CDI 4MATIC. Linea e prestazioni da sportiva, con un'accelerazione da 0 a 100 km orari in 6,4 secondi, ma anche un bagagliaio importante da weekend lungo, 520 litri e un grande comfort. Il tutto con un V6 a gasolio che non richiede un leasing ogni volta che ci si ferma dal distributore. Certo, il prezzo rimane importante, ma 74.000 euro sono in gran parte giustificati dallo stato dell'arte della tecnologia tedesca che troviamo sotto il cofano. Per alcuni il concetto di una coupé a quattro porte, idea inventata da Mercedes nel 2004, aveva fatto storcere un po' il naso. Altri avevano subito apprezzato la quadratura del cerchio offerta da una vettura che ha tanti pregi e pochi difetti. Quest'ultima versione, da poche settimane in concessionaria, associa a una linea grintosa, sinuosa e muscolosa la trazione integrale permanente 4MATIC ed un turbo diesel 3 litri. Sono ormai 65 i modelli Mercedes che possono contare sulla trazione integrale, una trasmissione che, unita al cambio automatico 7 G-Tronic Plus, unisce piacere di guida e sicurezza in ogni situazione. La linea di cintura è alta e la vetratura rastremata come una vera coupé che dichiara un CX di 0,28. Il parabrezza è inclinato e il lunotto scivola sul baule sfuggente. Un elemento centrale del design della nuova CLS è rappresentato dai fari a LED High Performance, totale di 71 LED. La CLS sembra più corta dei quasi 5 metri, 494 centimetri che misura, mentre il passo, di 287 centimetri, ha permesso di ricavare il giusto spazio per le quattro porte. L'abitacolo è lussuoso, la posizione dei comandi chiara e quella di guida ergonomica. Lo spazio è abbondante e anche i due sedili singoli posteriori, divisi da un bracciolo fisso, offrono centimetri e comfort notevoli. È bello scivolare nel sedile di guida abbracciati e coccolati dalla pelle calda e morbida al tatto e dalla luce soffusa degli strumenti. Volendo essere pignoli, solo la visibilità non è il massimo, specialmente dietro, ma in fondo la CLS è o non è una coupé? Accendiamo il V6 con il tasto al lato della strumentazione e il motore non si sente quasi. Da questo punto di vista i più sportivi rimarranno un po' delusi, almeno fino al primo affondo di gas. Il cambio automatico ha una leva sul piantone dello sterzo, mentre se si vuole impiegarlo manualmente sono disponibili due paddle dietro il volante che le danno quella connotazione sportiva. I primi chilometri servono per apprezzare l'anima morbida della CLS. Il V6 dichiara 265 cavalli, 30 in più che in passato, mentre la coppia motrice è un eccellente 620 Nm, più 80 a soli 1600 giri. Il cambio 7 G-Tronic ha un funzionamento altrettanto vellutato, con il passaggio al rapporto superiore impercettibile. Anche lo sterzo, nonostante lavori su ruote da 19 pollici, le anteriori 255-35, le posteriori 285-30, non è mai troppo faticoso, pur trasmettendo giuste sensazioni al volante. Scopriremo poi che quest'ultima sensazione è favorita dal servosterzo elettromeccanico a variazione di carico. Alzando il ritmo, tra una curva e l'altra, la CLS dimostra tutto il suo dinamismo, grazie all'assetto che sfrutta il sistema Direct Control con ammortizzatori adattivi, per una regolazione ottimale della rigidità delle sospensioni. Il Direct Control, ottimizzato nel peso e composto da sospensioni anteriori a tre bracci e sospensioni posteriori multilink indipendenti, attua una regolazione selettiva delle sospensioni, mantenendo elevato il comfort di guida. In pratica è come dirti: fai pure, esagera, tanto non ti darò la soddisfazione di farmi sbandare.
Questa cuperona è lunga, larga e pesa quasi 19 quintali, ma riesce sempre a essere precisa nell'inserimento in curva e nel mantenimento della traiettoria impostata, almeno ad andature medie. Un risultato che pensiamo raggiunto anche grazie alla trazione integrale. Il meccanismo del sistema 4MATIC, con la coppia ripartita tra avantreno e retrotreno con un rapporto di 45-55, e la frizione di bloccaggio e le lamelle sul differenziale centrale con effetto bloccante di 50 Nm, offre una soluzione ottimale. Sulla CLS sono presenti le sospensioni selettive di serie, mentre a richiesta ci sono le sospensioni pneumatiche Airmatic, abbinate a un sistema a regolazione elettronica con adattamento continuo dell'ammortizzazione che regola singolarmente ogni ruota. Un altro aspetto tecnico che influenza positivamente il carattere dinamico è il sistema di trazione elettronico 4 ETS. Prende il posto di un comune differenziale autobloccante meccanico a beneficio del peso e della polivalenza d'uso. Tra un'accelerazione a un semaforo e uno spunto in sorpasso, diamo un occhio anche al computer che indica il consumo e scopriamo con piacere che anche divertendosi non è difficile percorrere 12-13 km con un litro.